La movida pescarese di Corso Umberto I ha indugiato all'altezza di Piazza della Rinascita. Le insolite note che si stagliavano sul fragore delle giovanili voci hanno per un attimo rubato la scena allo scorrere veloce dei passi e fatto alzare gli occhi verso il palco, dove una giovanissima direttrice d'orchestra faceva rivivere il genio di Ennio Morricone. L'ennesimo omaggio della festa della rivoluzione agli eroi d'Italia, un immaginifico incontro in cui D'Annunzio si riunisce a maestri d'arte, cultura, sport, storia. Questo è stato il quarto giorno di festa, sabato 6 settembre. Un raduno di auto d'epoca all'Aurum per celebrare il mito della bellezza e la velocità, e poi ricordo di Tazio Nuvolari e del suo incontro con il Vate, magistralmente narrato dal giornalista Francesco Saverio Garaguso. Poi il dibattito sulla Carta del Carnaro con l'appassionato Giampiero Mughini e il distinto Pierluigi Vercesi, editorialista del Corriere della Sera. Dal D'Annunzio legislatore al poeta segretissimo delle stanze del Vittoriale, in uno scenario di donne giovanissime e raffinate, come quello presentato dallo storico Marzio Maria Cimini e da Lucia Arbace, con il volume D'Annunzio intimo e segreto, Il sogno dell'esteta. Poi l'ospite d'eccezione, l'attore Sergio Castellitto, che ha ricevuto il premio del Vittoriale direttamente dalle mani di Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Vittoriale, e del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Castellitto è protagonista del film Il cattivo poeta, ispirato alla vita di D'Annunzio, in uscita nelle sale nei prossimi mesi. L'Abruzzo è terra di geni, dice Castellitto, e abbraccia idealmente la poetica di D'Annunzio e l'audacia irriverente di uno dei suoi maestri, Ennio Flaiano. Appuntamento questo pomeriggio con Osho, Cruciani, Parenzo e questa sera con la musica di Massimo Ranieri.